Siamo qui nella sala consiliare del Comune di Parghelia, dove avverrà l'inaugurazione e l'apertura di questo evento che si terrà a luglio, dal 7 al 10 luglio a Parghelia, dal nome Riambientiamoci. Questo nome è nato dalla volontà dell'ideatore Bruno Cimino, che ringrazio tantissimo, e che vuole sensibilizzare le nuove generazioni, i politici e tutti quanti all'ambiente, all'amore verso l'ambiente e alla cura dell'ambiente e tutto quello che riguarda il nostro territorio. Sarà una mostra, una manifestazione di 4 giorni, dove ci sarà arte, cultura, poesia, fotografia, e abbraccerà tutto quello che riguarda la salvaguardia della natura e la tutela degli animali. Questa manifestazione è stata voluta fortemente da noi dell'amministrazione, dal sindaco, da me e da tutta l'amministrazione, perché è stato il caposaldo della nostra, uno dei punti cardini del nostro programma, perché noi ci teniamo tantissimo all'ambiente, a cambiare la mentalità proprio di gestire l'ambiente e la cosa pubblica e il nostro territorio, per dare alle future generazioni un futuro migliore. E dire il futuro è dai giovani, secondo me, è sbagliato, perché il futuro, i giovani sono il presente, non il futuro. E quindi vi invitiamo tutti a questa manifestazione, che fortunatamente con le nuove norme anti-Covid stanno andando alle spalle, quindi crediamo ci sarà una grande partecipazione.